Nella foto si tratta di un individuo adulto, probabilmente un lupo, ma senza ulteriori indagini genetiche non è possibile trarre conclusioni certe, ovviamente. Se si trattasse di un lupo potrebbe essere un esemplare in dispersione e i lupi di entrambi i sessi generalmente fra gli 11 e i 24 mesi lasciano il branco natale e si spostano in cerca di un nuovo gruppo o di una femmina a cui affiancarsi. Il lupo ha storicamente interessato la zona dell'Appennino e anche in seguito alla decimazione avvenuta negli anni 70, diversi gruppi di individui sono sopravvissuti sorprendentemente. La presenza del lupo sui Monti Volsci potrebbe quindi essere dovuta al fenomeno della dispersione menzionato poc'anzi. Una volta adulti, i lupi possono lasciare il branco di provenienza e possono formarne uno nuovo o entrare a far parte di un branco preesistente. I Monti Lepini e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono poco distanti e questo potrebbe spiegare come mai i lupi hanno deciso di spostarsi e o attraversare l'area dei Monti Volsci.